Buon pomeriggio direttamente dal pianeta Viola di Reggio Calabria, benvenuti a questo nuovo match per il torneo delle regioni di calcio a 5, una manifestazione a livello nazionale di grande rilievo che si sta verificando in tutta la Calabria, nelle quattro province principali di questa regione. Si scontreranno Sicilia e Veneto Under 19 per questo quarto di finale, una partita di eliminazione diretta che bisogna vincere per accedere alle semifinali di questo torneo delle regioni. Chi vincerà si scontrerà con una tra Marche e Piemonte Valle d'Aosta. Gli altri due quarti di finale che si giocano in contemporanea negli altri palazzetti sono Calabria Basilicata e Friuli Venezia Giulia Sardegna. La Sicilia ha conquistato il primo posto nel girone C, composto da Sardegna, Liguria e Molise, vincendo 3 partite su 3, arrivando a 9 punti con 14 gol segnati e solo 4 gol subiti. Brancato, capocannoniere dei suoi, con 5 reti nelle 3 partite disputate nel girone. Il Veneto, prima classificata nel girone B, una vittoria ed un pareggio subito sopra la Toscana, anche questa a 4 punti, e Lazio. Due sole partite giocate dal Veneto in questo girone, con 6 gol fatti e 2 subiti. Le due squadre arrivano a questa partita con... La Sicilia arriva con Zamora, numero 1, numero 2 Ferlito, numero 3 Alessi, numero 4 Correnti, numero 5 Miceli, numero 6 Tivisini, numero 7 Grammatica, numero 8 Caltagirone, numero 9 Saine, numero 10 Brancato, numero 11 Novara, numero 12 Messina. Veneto invece che si presenta con Fasolino, Agudelo, Salina, Samuel Agudelo, Salina, Santiago, con il numero 4 Luca Mutano, con il numero 5 Cagnin, Filippo, con il numero 6 Gianni Salonicolo, con il numero 7 Grisha Aurelio, con il numero 8 Rando Giacomo, con il numero 9 De Amici Leonardo, con il numero 10 Fami Abdelakib, con il numero 11 Favero Riccardo, con il numero 12 Menon Mattia. Gli arbitri della partita sono Nadile e Ferrara. Nadile primo arbitro, Ferrara secondo arbitro. Al cronometro invece ci sarà Benedetto. Vediamo gli starting five delle due squadre. Sicilia che si presenta con il numero 10 Brancato pronto per il calcio di inizio, il numero 8 Caltagirone, il numero 5 Miceli e il numero 7 Alessio Grammatica in porta. Zamora. Si inizia, il pallone è della Sicilia. Si va subito sulla banda di destra. Palla per il numero 8 Caltagirone, subito da Grammatica. Scambi per cercare il buco, cerca l'appoggio per Brancato. Sarà rimessa laterale però a favore del Veneto, che recupera questo pallone. Veneto che è sceso in campo con il numero 9 De Amici, con il numero 3 Agudelo, Santiago, con il numero 11 Favero, capitano della squadra, con il numero 7 Grisciai e in porta il numero 12 Mattia Menon. Intanto la palla è tornata tra i piedi dei giocatori siciliani. Si prova a cercare un varco. Primo minuto di questo primo tempo trascorso tra le due squadre. Prova l'aggressione intanto il capitano dei Veneti, ma si torna indietro dal numero 7 Grammatica. Brancato prova a far salire la squadra, i voti di questa squadra. Giocatore che ha fatto vedere di che pasta è fatto nella fase a gironi di questo torneo. Tanto ha sbagliato il passaggio da parte di Leonardo D'Amici. Allora il pallone sarà per la Sicilia, rimessa laterale. Si fanno sentire intanto i supporter della squadra siciliana che sono arrivati direttamente qui in Calabria per non far mancare il proprio sostegno ai giocatori in campo. Intanto c'è un tiro che non ha avuto un buon esito. Però la palla è tra i piedi di Amici. Si va da Favero a Agudelo. Nuovamente prova a allungare il pallone sulla banda sinistra per Favero, ma il pallone viene intercettato dalla difesa della Sicilia. Ancora palla al Veneto.
rimane alta la formazione siciliana, che non vuole assolutamente lasciare lo spazio per costruire ai giocatori del Veneto. Grande recupero da parte del numero 10 Brancato. Tenta il passaggio, scalta girone, trovando però la deviazione di Leonardo D'Amici. Allora sarà rimessa per la Sicilia. Scalta girone, prova ad appoggiarsi a Brancato, che resiste agli attacchi del numero 7 Grisciai. Brancato trova la palla in mezzo, buon colpo di testa da parte del compagno con la maglia numero 7 Alessio Grammatica, però si fa trovare pronto il portiere del Veneto. Tanto passaggio calibrato un po' male da parte di Riccardo Favero, sarà rimessa dal fondo per la Sicilia. Un po' più basso il Veneto rispetto invece alla difesa impostata da Daniele Sciortino per la formazione siciliana. Veneto invece allenato da mister Walter Moro. Si cerca un varco, prova la scucchiaiata per il proprio compagno Caltagirone, però c'è il recupero, il contro recupero da parte della Sicilia. Caltagirone trova la deviazione di Leonardo D'Amici, rimessa laterale Sicilia. Battuta la rimessa. Caltagirone prova a trovare spazio, si appoggia a Carlo Brancato. Brancato cambia banda, si va dall'altro lato con Grammatica che la mette in mezzo, ma c'è sul primo palo Mattia Menon che si fa trovare pronto. Calcio d'angolo, prova il tiro il giocatore della Sicilia Alessio Grammatica, ma non ha un buon esito, finisce sul fondo. E allora è rimessa già battuta dal Veneto. 16 minuti e 9 secondi mancano al termine di questo primo tempo. Intanto c'è l'incursione di Samuele Agudelo, che però trova l'opposizione da parte della difesa della Sicilia. Rimessa laterale Veneto, si va da Favero che trova l'appoggio per Aurelio Grisciai. Agudelo, manca il controllo di questo pallone, sarà rimessa a Sicilia. Un po' di disattenzione da parte del numero 2 della formazione veneta in questo controllo. È già ripartita la Sicilia con Brancato che controlla questo pallone, resiste ai colpi dei difensori veneti. Si torna ancora da Brancato, posizione più arretrata il pivot di questa squadra. Tanto c'è il passaggio sbagliato, grande recupero da parte di Favero che trova il tiro ma non il gol, palla che si spegne lontana dal palo. Allora sarà rimessa, palla in mano a Zamora. Alta girone, cambia banda da Alessio Grammatica, torna indietro da Miceli che prova il passaggio in mezzo per Grammatica, ma viene intercettato da parte di Agudelo. Veneto che riparte, Mocanu torna indietro da Agudelo. Ancora Agudelo, torna da Mocanu, la pressione di Caltagirone che ottiene la deviazione di Mocanu e la rimessa laterale a favore della propria squadra. Intanto Brancato combatte su questo pallone ma l'arbitro non ravvisa alcun contatto falloso. Allora sarà rimessa Veneto, subito intercettata da parte di Antonio Miceli, prova il tiro Brancato, tiro che viene parato
da Mattia Menon, che ancora una volta si fa trovare pronto su palloni alquanto insidiosi. Calcio d'angolo. Caltagirone alla battuta. Vada Brancato. Sarà rimessa laterale per la Sicilia. Prova il tiro sullo scarico. Il numero 7, Grammatica. Non c'entra però la porta. Allora rimessa a Veneto. De Amici, Adamo Cani. Prova ad andare dentro, ma c'è l'opposizione di Brancato che prova un tiro che potrebbe avere un esito migliore. Copre bene la porta però Mattia Menon. Il tiro di Brancato allora non entra. Tanto un po' di confusione negli attacchi del Veneto. La Sicilia ne sta approfittando, si è resa al momento più pericolosa della squadra avversaria. 13:43 sul cronometro. Intanto si va da Grammatica, prova il tiro. Si trova però sulla linea del tiro del numero 9, Leonardo D'Amici. Allora sarà ancora calcio d'angolo per la squadra siciliana. Passaggio di Caltagirone per Antonio Miceli, che sbaglia a sua volta. Allora si riparte con il pallone in possesso per il Veneto. Agudelo va in mezzo da Favero. Favero si gira, prova il tiro. Grande difesa di Miceli. Prende palla poi Brancato che resiste, lo raddoppiano. Ancora Brancato, torna indietro da Caltagirone. Miceli vuole cambiare tutto, ma non ha un controllo felicissimo. Si va da Grammatica sulla banda destra. Grammatica prova a sfondare, ma non trova spazio. Allora continua il giropalla da parte della formazione siciliana. Nuovamente da Grammatica che va di punta, trova la deviazione. Il grande riflesso di Mattia Menon. Dopo qualche rimpallo, la rimessa è del Veneto. De Amici, si va da Agudelo, Mocanu, ancora da De Amici. Si difende bene al momento la Sicilia che non lascia spazi al Veneto, ancora non ha avuto un'occasione in questi primi 7 minuti e mezzo di partita. Favero, in mezzo da Mocanu. Favero vuole trovare lo spazio per provare il tiro, invece prova la soluzione differente, cerca il passaggio per Mocanu, però la palla viene intercettata dalla Sicilia. Intanto c'è un cambio, esce Brancato, entra con il numero 9 per la Sicilia Saine. Caltagirone, finta il tiro, va da Grammatica. Grammatica prova a superare il diretto difensore Samuel Agudelo, però non riesce. Allora sarà rimessa dal fondo. Menon, Mocanu, deviazione di Caltagirone, rimessa laterale per il Veneto. Il numero 8 del Veneto va da Agudelo, Giacomo Rando, che prova il taglio. Mocanu non lo serve e trova il recupero del pallone da parte della Sicilia. Poi la deviazione di Mocanu che, per evitare danni, rinvia il pallone in fallo laterale. Grammatica chiama il taglio di Maine. Chiedo scusa, di Saine. Caltagirone, Saine. Ancora Caltagirone. Grammatica prova ad aumentare i giri del motore in questo momento la Sicilia per cercare di scalfire la difesa veneta. Grammatica, Miceli, finta il lancio per Caltagirone. Grammatica ancora.
con il suo mancino. Salta il girone, vuole provare a puntare, va da Grammatica che però non riesce a controllare, ma viene ravvisato il fallo da parte dell'arbitro e allora sarà punizione per la Sicilia. Dieci e 39, i minuti che mancano alla fine del primo tempo. Allora è la punizione per la Sicilia, pronto a battere questo calcio piazzato. Carlo Brancato, il capocannoniere dei suoi, piazzata la barriera da parte di Menon. Brancato tira, ma non va a buon fine la punizione battuta dal numero 10 della Sicilia. Rimessa dal fondo per il Veneto. Agudelo prova a far arrivare sulla sua banda il pallone al compagno Luca Favero. Il pallone finisce fuori, palla in mano a Zamora. Caltagirone. Saine. Brutto il passaggio e allora c'è il recupero di Luca Favero solo per un momento, perché Saine reinterviene. Ci sono gli applausi, il numero 9 chiede scusa per l'errore commesso in precedenza, ma si è fatto subito perdonare evitando ulteriori problemi che sarebbero potuti derivare da questa palla persa sanguinosa. Calcio d'angolo per il Veneto. Agudelo prova a trovare Favero ma non ci riesce, Brancato non la trattiene, palla a Favero. Agudelo prova il tiro, chiede la deviazione ma non viene ravvisata da parte degli arbitri, allora sarà nuovamente rimessa dal fondo per la Sicilia. Zamora va da Saine, Caltagirone, doppio passo di Caltagirone ma non alcun effetto perché lontano dal proprio avversario Caltagirone. La palla per Brancato, nuovamente Saine, Miceli trova la deviazione di Favero, sarà rimessa laterale per la Sicilia. 9:43, minuti mancanti. Saine, c'è palla, torna da Caltagirone, Miceli. Miceli chiama i propri compagni, chiede il taglio per cercare di superare il muro costruito dal Veneto. Carlo Brancato prova il tiro che finisce però largo. Si ripartirà con la rimessa dal fondo per il Veneto. Rando, guarda Agudelo. Scambio, si torna da Rando, si va sulla banda sinistra. Veneto che prova da una banda all'altra, si torna da Agudelo. Favero intanto cerca di trovare spazio, di farsi vedere dai propri compagni per essere servito. Agudelo. Favero prova a impostare lui adesso. Mocano. Di nuovo Favero. Prova il passaggio per il compagno Agudelo, finta il tiro. Mocano non trova spazio, allora torna da Favero. Favero finta il tiro, ci riprova, va da Agudelo. Si va dal numero 8, Rando. Mocano, Agudelo è lontano dalla porta, finta ancora il tiro Agudelo. Favero, Mocano prova il tiro Mocano questa volta, tiro centrale che non crea alcuna preoccupazione a Zamora. Dopo questo possesso prolungato da parte del Veneto, la palla torna tra i piedi dei giocatori della Sicilia. Si va da Brancato che controlla con qualche difficoltà questo pallone, non comodissimo, prova il tiro Brancato, tiro che sarebbe finito sotto la traversa, però c'è la grande parata di Mattia Menon. Allora c'è il time out, piccola pausa, ritorniamo tra pochissimo.
Rientrano in campo le due squadre dopo questo time out. 7 minuti e 49 alla fine del primo tempo, che ha visto prevalere la tattica e un po' meno lo spettacolo, senza gol ancora questa partita. Sul punteggio di 0-0 riparte la Sicilia. Caltagirone, la Grammatica, trova lo scarico sul lato per Andrea Alessi. Si va poi al tiro con Caltagirone, ma c'è ancora il riflesso di Menon. Favero prova a far valere il proprio fisico, però alla fine deve cedere all'intervento di Grammatica. Predica calma il numero 10, il capitano della Sicilia, Carlo Brancato. Si va da Alessi. Caltagirone. Grammatica torna nuovamente da Caltagirone. Brancato. Alessi. Intervento del numero 11, Favero. E il tiro provato da Giacomo Morando. C'è la parata di Zamora, che cerca di stimolare i propri compagni, chiamati a intervenire. Favero prova il tiro da lontanissimo, ancora Zamora risponde. Caltagirone. Brancato. La Grammatica. Vedremo se le due squadre accelereranno in questa fase finale del primo tempo. Brancato controlla ancora questo pallone. Si passa dal numero 10 per cercare una soluzione offensiva, però il pallone viene controllato non benissimo da parte di Caltagirone. Provato il filtrante per Giacomo Morando da parte del compagno Favero, ma interviene il numero 1 della Sicilia per fermare questo tentativo. 5:56 al termine del primo tempo, lo scarico di Andrea, di Alessi per Grammatica. Buona soluzione trovata da parte della formazione siciliana, però il tiro finisce al lato del pallo difeso da Mattia Menon. Intanto qualche cambio nella formazione veneta, è rientrato Leonardo D'Amici. È entrato anche il numero 10, Famì. Intanto Favero servito proprio da Famì. Favero prova a trovare lo spazio per il tiro, non ci riesce. Brancato lamenta un fallo che viene ravvisato da parte dell'arbitro, il numero 10 della Sicilia, Dolorante, probabilmente per un colpo alla caviglia preso in questa azione. Allora mister Walter Moro corre ai ripari, fa uscire Favero dopo questo intervento. È entrato con il numero 7 Aurelio Grisciai. Si ripartirà con la punizione fischiata fuori della Sicilia. Caltagirone va da Brancato, che tiene il contatto, prova a metterla in mezzo, ma c'è la difesa di Leonardo D'Amici. Calcio d'angolo per la Sicilia. Intanto ricordiamo che oggi si stanno disputando i quarti finale. Calcio d'angolo battuto dalla deviazione di Brancato, grandissimo riflesso di Mattia Menon, che sta dimostrando tutto il suo valore in questo primo tempo del match. Si va fuori da Grammatica, Brancato prova ancora la deviazione. Sicilia che si è resa più pericolosa fino a questo momento, ma che non ha ancora trovato la via del gol. Palla lunga per Grisciai, trattenuto Mocanu. Grisciai si trova solo davanti a Zamora, grandissimo intervento di Zamora che mantiene la partita in parità. Adesso si stanno alzando i ritmi del match. Mocanu, calcio d'angolo battuto al numero 4, il tiro poi di Aurelio Grisciai. C'è la deviazione di Brancato, allora sarà calcio d'angolo pronto.
a battere Fami. Mogano sfrutta il blocco del compagno, ma il tiro finisce alto. Rimessa dal fondo per la Sicilia. Intanto piccolo stop per Caltagirone, che sta allacciando le scarpe. 4 e 42 alla fine del primo tempo, ancora in equilibrio Sicilia, che è arrivata più volte davanti alla porta, ma che ha dovuto scontrarsi con le posizioni di Menon. Caltagirone non riesce a controllare questo pallone. Fami trova lo scarico per Brando, che torna da Fami e c'è il gol. Primo gol di questa partita, viene firmato dal numero 10 Abdelhakim Fami, che riesce a sfruttare la ribattuta e a ottenere il primo vantaggio di questa partita. Cambio intanto tra le fila siciliane, rientra con il numero 5 Miceli, e allora è 1-0 per il Veneto. Rimessa laterale per Alessi. Miceli. Vada brancato il tiro di Alessi. Ancora Mattia Menon dopo l'intervento di Leonardo De Amici. Palla Miceli. Drammatica. Drammatica prova il tiro, Menon in opposizione. Calcio d'angolo per la Sicilia. Miceli, drammatica. Drammatica ancora, spazio per lui, prova il tiro, ma viene deviato. Fami non ci pensa due volte, scaglia via questo pallone direttamente sul fondo, dietro il portiere Zamora, che riparte con la rimessa dal fondo. Alessi. Grammatica di nuovo da Alessi. Lo scambio sulla banda destra, ci prova Grammatica a mettere questa palla in mezzo, ma c'è il recupero di Favero, che prova con un ottimo tentativo di andare via, però Miceli si oppone, poi sbaglia il passaggio. Palla per il Veneto. Amici. Favero sbaglia il passaggio, non si intendono in questo caso i due compagni di squadra, Grisciai e Favero. Intanto Carlo Brancato chiede l'aiuto della gente che è venuta a sostenerli fin qui. Scucchiaiata di Miceli per Brancato, che viene steso dalla difesa veneta. C'è l'intervento dell'arbitro, fallo fischiato a favore della formazione siciliana. C'è un'intesa tra l'autore del fallo, Grisciai, e l'arbitro. Si ripartirà con il calcio piazzato per la Sicilia. Grammatica sul pallone, a dialogo con Brancato. Vedremo chi sfrutterà questa possibilità quando mancano solo 2 minuti e 46 alla fine di questo primo tempo. Punteggio sullo 0-1 a favore del Veneto, con il gol, una grande opportunità sfruttata da Fami. Brancato, finta la punizione, va Grammatica fortissimo, ma un po' meno preciso, pallone che comunque non si allontana troppo dal palo alla destra di Mattia Menon. Numero 12 va alla rimessa dal fondo dei Amici. Favero. Fami. Torna da Favero. Adesso il Veneto prova a gestire questo vantaggio, però c'è il grande recupero di Brancato,
che vuole andare fino in fondo, trova lo scarico per Grammatica, prova a metterla in mezzo per Alessi che era solo accanto al palo, però c'è la deviazione di Fammi che con fortuna riesce a tenere poi la rimessa a proprio favore, prova il lancio lungo per Grisciai che però non si era accorto del passaggio del compagno e allora il pallone ritorna tra i piedi dei giocatori della Sicilia. Alessia la rimessa, c'è lì per Grammatica, Alessi prova il passaggio per Brancato, ancora braccato dalla difesa veneta dei amici, ci sta mettendo nel suo per cercare di contenere il numero 10 della formazione siciliana. Favero prova questa volta l'opposizione di Alessi che resiste, ora prova a superare Favero, Alessi trova il passaggio in mezzo, ancora una volta deviato da De Amici, una certezza in questo momento per il Veneto, sta difendendo l'area con tutta la grinta che ha in corpo. Miceli va da Grammatica, non riesce a sfondare sulle bande al momento la Sicilia, Alessi per Grammatica, ancora uno scambio tra i due. Miceli trova il passaggio direttamente per Brancato che prova a girarsi ma ne ha di sopra due, grande recupero poi di Grammatica, ma c'è Fami che ancora una volta si trova nel posto giusto al momento giusto, trova il passaggio per Grisciai ma c'è l'intervento di Zamora, allora la palla torna a De Amici, Fami cerca il passaggio in mezzo per Grisciai, tra la deviazione di Grammatica. Un minuto alla fine di questo primo tempo, sempre 1-0 punteggio a favore del Veneto. Miceli rilancia questo pallone, sarà rimessa per il Veneto, la distanza richiesta da parte dell'arbitro. Favero va da De Amici, deviazione rientrato intanto a Gudelo, Gudelo cerca di trovare una via libera per servire il numero 7 della propria squadra, Favero. Favero trova l'intervento di Caltagirone ma l'arbitro dice che sarà ancora rimessa per il Veneto. Fischiato il cambio battuto da parte dell'arbitro che ravvisa il mancato posizionamento della palla sulla linea, palla Brancato. Brancato prova a girarsi da terra, cerca di giocare questo pallone per i compagni ma non trova nessuno, intanto c'è il rilancio del Veneto, la palla torna a Zamora ma siamo subito in attacco. Brancato, grandissimo gol del numero 10 che poi si posiziona direttamente sotto la telecamera, grandissimo gol del numero 10 che sale a 6 gol realizzati in questa competizione dopo i 5 nella fase a gironi, grandissimo gol di Carlo Brancato che con tanta esperienza riesce a girarsi, a mettere questa palla sotto l'incrocio e allora si riparte, 10 secondi alla fine del primo tempo, 1-1 il punteggio, rimesso in parità dalla Sicilia, il tiro di Favero che finisce sul fondo, 5 secondi. Zamora prova il lancio lungo per cercare una soluzione finale. A questo primo tempo Caltagirone si rovescia, ma non trova la porta. Allora fischiano gli arbitri, finisce il primo tempo di questa partita sul punteggio di 1-1. Primo tempo che si è acceso negli ultimi 6 minuti finali. Allora, squadre che vanno a riposo. Noi prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
Sono rientrate in campo le due squadre, si riparte per il secondo tempo, però viene fischiato. Viene fermato il gioco da parte dell'arbitro perché c'è qualche problema alla porta difesa dal numero 1 della Sicilia. Si cerca di risolvere il problema in modo abbastanza rapido. Due squadre che sono rientrate in campo Sicilia con Zamora in porta, Miceli, Gramatica, Brancato e il numero 8 Caltagirone. Veneto invece che è rientrato con Menon, il numero 9 Leonardo De Amici, Audelo, Santiago, il numero 7 Grisciai e il capitano numero 11 Favero. Ancora qualche minuto di attesa. Primo tempo che è stato in cui lo 0-0 è stato violato negli ultimi 6 minuti con il gol da parte del Veneto, gol del numero 10 Abdelhakim Fahmy, subito dopo, prima della fine del primo tempo ci ha pensato il numero 10 Carlo Brancato a riportare il punteggio in parità con un gol di grande qualità. Intanto ricordiamo che questo torneo sta vedendo tante partite, gli incontri programmati sin dall'inizio del torneo sono 127, torneo che è stato totalmente giocato nella regione Calabria. Tra i vari palazzetti coinvolti, il Palamilone di Crotone, il Palasport di Amantea in provincia di Cosenza, il Palacalafiore in cui si giocheranno le finali. Ricordiamo che siamo in diretta su Futsal TV, le finali invece saranno trasmesse direttamente su Sky. Allora le squadre ricominciano a scaldarsi. Forse il problema alla porta è stato risolto. Intanto mister Walter Moro chiama a raccolta i suoi, probabilmente per dare le ultime indicazioni che non è riuscito a comunicare ai propri giocatori nell'intervallo. Ricordiamo il programma della fase finale di questo torneo. I quarti di finale si stanno disputando oggi, sarà proprio l'under 19 maschile a concludere questa fase del torneo. Domani invece si disputeranno le semifinali, ovviamente tra le squadre che oggi riusciranno a conquistare questo posto all'interno della competizione. Successivamente l'1 maggio si disputeranno tutte le finali del torneo. Tanto fischiano gli arbitri, allora si può ricominciare con il secondo tempo di questa partita. Grisciai pronto a battere il calcio di inizio di questo secondo tempo. C'è l'ok da parte degli arbitri. Palla al Veneto, De Amici.
Agudelo. Favero. Agudelo. Va sulla banda sinistra per Grisciai. C'è la difesa di Micheli. Sale il tifo della Sicilia, che per questioni geografiche veramente ha potuto avere questa possibilità. Tanto Agudelo si va da Favero, prova a toccarla in mezzo per Agudelo, va da torna indietro da Diamici. Favero, Diamici, il tocco probabilmente con la mano del numero 7, che però non viene ravvisato da parte degli arbitri, che sicuramente avranno visto meglio di noi. Pallone torna tra i piedi dei giocatori della Sicilia. 19 sul cronometro, solo un minuto giocato. Tanto a colloquio l'arbitro con il mister del Veneto. Probabilmente qualche incomprensione. C'è il 5, grande gesto di sportività tra Caltagirone e il mister del Veneto. L'arbitro predica calma. Si può ripartire con la rimessa laterale a favore della Sicilia. Drammatica Micheli. Caltagirone. Caltagirone prova a centrarsi. Trova un muro blu davanti ai suoi occhi, però si va da Brancato che lotta. Ma non riesce a trattenere questo pallone. Favero prova il lancio lungo per Agudelo. Ma Zamora è presente al limite dell'area, raccoglie questo pallone Micheli, va da Caltagirone. Brancato ancora a difendere questi palloni, prova il passaggio dentro per Grammatica. Micheli però viene subito fermato da parte del Veneto. De Amici, Favero. De Amici, anticipo di Caltagirone, una piccola trattenuta da parte del numero 7 della formazione veneta. C'è l'intervento dell'arbitro. Si riparte con la rimessa laterale per la Sicilia. Grammatica, Micheli, ancora Grammatica, Caltagirone. Micheli va da Brancato, prova il filtrante per Grammatica, ma c'è Menon, uno dei protagonisti della sua squadra nel primo tempo. Ha salvato tanti, tanti tentativi provenienti dagli attacchi della Sicilia, ma non è riuscito a salvare anche il tiro potente e preciso del numero 10, Carlo Brancato. Intanto c'è l'attacco della formazione siciliana. Caltagirone circondato, raddoppiato da Agudelo, si va da Brancato che prova a svincolarsi ancora dalla difesa di Amici. L'ultimo tocco è di Brancato, rimessa dal fondo. 17-22 alla fine di questa partita, che è ancora in equilibrio. Prima fase di questo secondo tempo, primi tre minuti di questo secondo tempo, che assomigliano particolarmente a quelli del primo, dove c'è stato poco spettacolo, tanta tanta tattica, tanta riflessione da parte delle due squadre per cercare di spolverare qualche idea necessaria per poter segnare. Grande intervento intanto di Micheli su Agudelo. Rimessa laterale per il Veneto. Palla dentro per Grisciai. E non Agudelo. Gli amici da Mocano, Stanati amici, il lancio lungo, ma c'è il controllo con il braccio di Grisciai, ravvisato dall'arbitro. Punizione battuta dalla posizione diversa rispetto a quella segnalata da parte dell'arbitro. Intanto Micheli sembra aver subito un colpo al volto. Tutto ok per il numero 5 della Sicilia, sarà proprio lui a ripartire. Grammatica, Caltagirone. Micheli va da Brancato,
Caltagirone prova a servire, chiedo scusa, Grammatica prova a servire Caltagirone sulla banda sinistra. Pallone che finisce fuori, si prova ancora la soluzione alta da parte di Leonardo De Amici per Grisciai, ma ancora una volta interviene la difesa della Sicilia a contestare questo tentativo. Grammatica sulla sponda di Carlo Brancato, l'esultanza dei giocatori della Sicilia. Importantissimo il lavoro del numero 10 che serve questo pallone per il compagno. La rimonta effettuata dalla Sicilia dopo il primo vantaggio ottenuto dalla formazione veneta ha ribaltato il risultato sino a questo momento. La Sicilia con il gran gol di Brancato e l'assist successivo per il compagno Alessio Grammatica, che non ci ha pensato due volte, ha scagliato questo tiro. Fallo fischiato da parte dell'arbitro a favore della Sicilia. Un po' di nervosismo adesso tra le fila del Veneto. Grisciai in particolare continua a protestare nei confronti dell'arbitro, probabilmente non d'accordo con la decisione. Miceli, 15-49 alla fine della partita, che vede la Sicilia in vantaggio. Sembra lo schema precedente, ma Brancato decide di portarsi sul lato. Calcio d'angolo guadagnato dal numero 10. Andrea Alessi pronto a battere il calcio d'angolo. Alto da Miceli. Ricomincia allora la Sicilia. Caltagirone alza questo pallone per Brancato, che è una piovra. Sino a questo momento li sta agganciando tutti, però non riesce a trovare la porta in questa occasione. Menon, De Amici, a Gudelo, prova il tiro Gudelo. Adesso un poco frettoloso il Veneto, sta cercando delle soluzioni rapide per provare a pareggiare questa partita, ma c'è ancora tanto tempo, potrebbero esserci vari capovolgimenti in questo match, quindi ci aspettiamo di tutto. Match che si è acceso nell'ultima fase del primo tempo e che è ripartito. Intanto intervento falloso di Samuel Agudelo, che va a rialzare Andrea Alessi, che ha subito questo fallo. Sarà punizione per la Sicilia. È il quarto fallo della formazione veneta. Ora l'arbitro sistema le distanze per la barriera. Favero in barriera, pronto Miceli alla battuta. Passaggio per Alessi, va ancora da Brancato, che ritorna ancora da Alessi. Brancato fortissimo, Carlo Brancato, doppietta per lui in questa partita. Sale a quota 7 gol il numero 10 della Sicilia. Grande, grandissima prestazione il numero 10. Lo scambio con Andrea Alessi. E allora sale il tifo. Tanto sulla panchina veneta si cerca di stimolare i ragazzi di coach Walter Moro. 3-1 per la Sicilia, 14-44 alla fine della partita. Grande recupero di Andrea Alessi su questo tentativo da parte di Agudelo. La palla torna però al Veneto. Favero controlla questo pallone. Agudelo prova il tiro, ma c'è Brancato ancora ad opporsi. Agudelo tiene questo pallone. Mocanu adesso si alza, l'agonismo in questa partita. Favero perde un pallone velenosissimo. Andrea Alessi però non riesce a controllarlo. C'è l'intervento del numero 11 della squadra veneta per limitare eventuali problemi alla propria squadra. Intanto non funziona l'1-2 tra Favero e Agudelo. Palla che finisce in rimessa laterale.
pronto Alessi Miceli, va da Brancato, salta girone, torna da Brancato che vuole finta il tiro, torna sul destro, ancora Brancato, Menon non si fa superare sul primo palo, mette in calcio d'angolo, c'è il cambio per mister Daniele Sciortino, entra con il numero 9 Malik Saine ed esce Carlo Brancato, autore di una prestazione sino a questo momento davvero davvero importante, due gol per lui e un assist in occasione del gol del numero 7 Alessio Grammatica. Così va da Caltagirone, ma c'è la deviazione di Agudelo. Caltagirone pronto a battere questo calcio d'angolo, va da Miceli, Saine, Miceli prova il lancio lungo per Saine, al volo tenta un colpo dal quoziente di difficoltà molto molto elevato, rimessa dal fondo già battuta dal Veneto, è rientrato Giacomo Rando, Mocanu finta il tiro, si accentra Mocanu, grande parata di Zamora, ottimo il tiro di Mocanu, ma Zamora risponde presente, Agudelo va sulla fascia, cerca la deviazione di Favero, intanto l'arbitro chiama a colloquio Miceli e Favero che si danno il 5. Tanta tanta sportività in questa partita nonostante sia salito il livello dell'agonismo, ma le due squadre sono molto molto corrette. Si riparte con la rimessa laterale per la Sicilia, Miceli finta il lancio lungo, è da Caltagirone, Saine controlla questo pallone, prova a superare il numero 8 che si alza con tanta foga dopo aver subito il fallo nei confronti dell'arbitro, allontanato. Allora si riparte Fami, autore del primo gol di questo match, ha sfruttato un'occasione molto promettente ed è riuscito a portare nel primo tempo in vantaggio il Veneto, che poi è stato rimontato dalla Sicilia con il primo gol segnato nel primo tempo da Brancato. Ci hanno pensato poi ancora Brancato e Grammatica a fissare il punteggio attuale sul 3-1. Fami alla battuta di questo calcio d'angolo ottenuto dal Veneto, Favero lascia passare il pallone per Rando, Agudelo, Rando si torna da Favero, Agudelo finta il tiro, prova a trovare lo spazio per la conclusione ma non ci riesce, recupera poi il pallone Caltagirone, non riesce a fermare Agudelo, la rimessa è per la Sicilia, 12 minuti al termine della partita, doppio vantaggio per la Sicilia che ora rischia di perdere un pallone sanguinoso, Favero lo recupera ma c'è il fallo di Miceli, cartellino giallo per Miceli estratto da parte dell'arbitro, punizione al limite dell'area, un millimetro probabilmente, questione di pochi millimetri dalla linea che delimita l'area di rigore, è pronto proprio il capitano numero 11 Riccardo Favero del Veneto a battere questa punizione che potrebbe portare il risultato sul 3-2. Favero va forte ma non troppo, tenta il piazzato per intervenire Zamora, rimane in attacco il Veneto con Fami, Rando, Fami prova a trovare una soluzione, Agudelo va da Rando che trova in mezzo Favero, controlla questo pallone Favero, vuole girarsi ma non ci riesce perché è circondato dai giocatori della Sicilia, Saine, Saine si fa tutto il campo, prova il tiro ma Menon è ancora presente,
Prova a far ripartire subito la sua squadra. Il passaggio anticipato da Grammatica, che poi viene fermato da Agudelo. Rimessa per la Sicilia. C'è un cambio intanto. Rientra Carlo Brancato ed esce Andrea Alessi. Pronto a battere questa rimessa laterale caltagirone. Si va da Brancato. Brancato evita l'intervento del difensore. Ora Brancato scarica per Grammatica. Sembra il copione del secondo gol, ma così non è, perché il tiro di Grammatica è poco preciso. Rimessa dal fondo, già battuta dal Veneto, che vuole assolutamente provare a recuperare i gol di svantaggio e provare magari a pareggiare questa partita per eventualmente giocare il tutto per tutto. Il rigore intanto trattenuta di Famì su Alessio Grammatica, ammonito anche il numero 10 del Veneto. Punizione intanto, pronto alla battuta caltagirone. Dieci e 51 i minuti che mancano alla fine della partita. Caltagirone sulla battuta, va da Saine. Grammatica, Brancato, stoppa di petto questo pallone. Grammatica, lancio per Caltagirone, che riesce a svincolarsi dal tentativo di difesa di Mucanu. Pallone che termina sul fondo, lancio lungo di Menon, che prova a cercare direttamente Grisciai. Brancato difende questo pallone ma lo perde. Allora Grisciai va da Mucanu. Grisciai cerca di superare la difesa, ancora la palla tra i piedi per il numero 7 del Veneto. Mucanu prova lo scarico per De Amici. Famì chissà se proverà a ripetersi. De Amici, Mucanu, scarico dentro per Grisciai, anticipato. Intanto Brancato chiede un colpo al viso, probabilmente una bracciata che è arrivata da parte di un giocatore nel tentativo di difendere il pallone. È arrivato il tiro dopo il contatto. I rimproveri che arrivano intanto dalla panchina della Sicilia nei confronti dei propri giocatori. Si chiede di mantenere la calma, di restare concentrati sulla partita. I siciliani che non devono farsi innervosire. Il vantaggio guadagnato dalla formazione siciliana è importante, ma i nervi devono essere mantenuti saldi da entrambe le squadre per provare a giocarsi questa qualificazione sino all'ultimo secondo di questa partita. Intanto Carlo Brancato sembra dolorante per il colpo subito, probabilmente al naso o al labbro, da parte del numero 10 della Sicilia. Entra lo staff medico che ha già provveduto alla cura del proprio numero 10. Brancato che esce e rientra. Miceli. Dieci minuti rimangono per la Sicilia per consolidare questo vantaggio, invece per il Veneto per provare a recuperare e a giocarsi tutte le carte disponibili per la qualificazione in semifinale. Palla per la Sicilia Caltagirone. Grammatica, Miceli. C'è il tocco e la rimessa per la Sicilia. Caltagirone va da Saine,
che riesce a trovare lo spazio per il tiro, ma c'è l'intervento di Mattia Menon, ancora una volta presente il numero 12 del Veneto, probabilmente il migliore in campo della sua squadra, la Perega Grisciai, che subisce l'intervento falloso da parte di Miceli. Interviene con la gamba il numero 5. Grisciai piazza il pallone. Vedremo se sarà lui a partire. Piazza dalla barriera da parte di Zamora. Saine Grammatica in barriera. Pronto il numero 7 Aurelio Grisciai a battere questo calcio di punizione. La battuta di Grisciai, ma il pallone viene fermato dal numero 1 della Sicilia. Rimessa laterale per il Veneto. Mocano. Ancora Grisciai. Lo scarico per Mocano. De Amici prova il tiro. Tiro bloccato ancora dalla Sicilia. Sta cercando di opporsi a ogni tentativo del Veneto di rientrare in partita. De Amici, il passaggio alto per Grisciai. Zamora va lunghissimo da Grammatica di testa. Ancora un grandissimo intervento di Mattia Menon. Calcio d'angolo, anzi rimessa laterale per la Sicilia. Grammatica va da Caltagirone, da una banda all'altra del campo. Caltagirone prova a superare il proprio difensore, non trova lo spazio per il tiro. Grammatica punta l'avversario, rientra Grammatica, il tiro ancora Mattia Menon, la parata del portiere, poi forse il tocco del palo, sarà rimessa per la Sicilia. Calcio d'angolo per la Sicilia. Caltagirone pronto a battere, si avvicinano sia Saine che Grammatica, si prova lo scarico in mezzo all'area, ma non è una soluzione vincente per la Sicilia. Grisciai si dimentica il pallone, riparte Caltagirone, 3 contro 1, arriva Saine, ma c'è il grande intervento di De Amici da una parte all'altra. Grisciai, lo scarico per Mocano, si va da tiro e poi gol di Aurelio Grisciai, che trova finalmente lo spazio vuoto. Grande, grande occasione sfruttata da parte del numero 7 del Veneto. 3-2 il punteggio, mancano ancora 8 minuti alla fine della partita, tutto può succedere. Rientra il numero 10 per la Sicilia, Carlo Brancato, dopo un contropiede, un paio di capovolgimenti. La confusione e il disordine ha favorito la formazione veneta, che ha sfruttato ancora una volta un'occasione e non si è fatta pregare, ha buttato la palla in porta. Intanto il lancio per Brancato. Mocano Grammatica prova ad accelerare, ancora Menon in un modo o nell'altro, il tiro di Grammatica, ancora il numero 7 della Sicilia. Ancora una volta sul servizio di Carlo Brancato, 4-2 per la Sicilia, 7 minuti e 38 alla fine della partita, è durato pochissimo il 3-2, nemmeno un minuto è passato dal gol del Veneto. Time out chiamato dal Veneto per cercare di mettere a posto le idee e di limitare i danni, provando a recuperare un gol alla volta per giocarsi fino in fondo l'accesso alla semifinale. Allora piccola pausa per noi, ritorniamo tra pochissimo.
Di nuovo in campo le due squadre. Dopo questo time out. E allora è power play per il Veneto con De Amici in veste di portiere in movimento. Si vuole giocare il tutto per tutto. Mister Walter Moro non vuole rinunciare assolutamente a nessun tentativo per provare a pareggiare questa partita. Allora è il 5 contro 4. È entrato anche il numero 5 per il Veneto, Filippo Cagnin. Rimessa Veneto, Favero, che è nuovamente parte di questo match. De Amici controlla questo pallone, scarico per Mocanu, va da Grisciai, non trova spazio, però c'è la respinta di Grammatica, poi viene richiamato dall'arbitro probabilmente per un'esultanza troppo euforica nei confronti dell'avversario. 4-2 il punteggio, 7 minuti e 5 secondi alla fine della partita. De Amici va da Mocanu, prova a trovare una soluzione il numero 9, alla per Grisciai, si va poi da Cagnin che però non riesce a controllare questo pallone. Time out chiamato questa volta dalla Sicilia, probabilmente per mettere a posto qualche questione tattica dovuta all'inserimento del portiere di movimento da parte del Veneto, che sta cercando ogni soluzione, qualsiasi ipotesi per cercare di recuperare questa partita. Sono due i gol di vantaggio della Sicilia quando mancano 6 minuti e 50 secondi alla fine di questa partita, che sta regalando tante tante emozioni. Ricordiamo che le reti sono state segnate per la Sicilia da Carlo Brancato e Alessio Grammatica, doppietta per entrambi i giocatori. Invece le realizzazioni da parte della formazione veneta sono arrivate da Aurelio Grisciai e Abdelhakim Fahmy. Fischiano gli arbitri, si rientra in campo. È uscito De Amici, rientrato Mattia Menon, ha provato questa soluzione del portiere in movimento, intanto non trattiene il pallone in realtà girone, sarà rimessa per il Veneto. Ancora Filippo Cagnini in campo con Mocanu, Favero, Grisciai, rientra per l'azione offensiva De Amici. Ancora power play, Favero, finta, lo scarico per De Amici, supera Brancato, supera anche l'altro giocatore della Sicilia, prova il tiro ma c'è la risposta di Zamora. De Amici Favero, De Amici non riesce a trovare un varco nella difesa della Sicilia. Favero prova il tiro potentissimo ma c'è Zamora, il tiro da campo a campo del numero 5 Miceli, che passa a pochi centimetri dal palo. Ci ha provato il numero 5 della Sicilia probabilmente per chiudere questa partita ma non è riuscito. Tanto l'arbitro richiama il pallone per il Veneto, deve essere battuto con le mani da parte di Amici, la rimessa dal fondo e non con i piedi. Allora si riparte con Mocanu. De Amici, Favero, guarda Grisciai sulla banda sinistra, prova il passaggio dentro per Cagnin ma viene anticipato il numero 5 del Veneto. Intanto palla persa per il Veneto, cambio, rientra subito Mattia Menon, va a riconquistare la propria porta. Grammatica per Brancato, nuovamente lo schema del gol già realizzato dal numero 7, questa volta però strozza il tiro Alessio Grammatica, rimessa dal fondo per il Veneto. De Amici rientra in campo, ancora portiere in movimento per il Veneto, lancio lungo per Filippo Cagnin che riesce in qualche modo a tenere questo pallone con il primo controllo, pallone poi che sfugge via nella rimessa laterale. 5 minuti e 34 alla fine della partita, 4-2 il punteggio a favore della Sicilia. Miceli
Calta girone. Brancato, torna indietro da Miceli, non ha fretta la Sicilia, vuole gestire questo vantaggio, palla alta per Caltagirone che controlla con la testa, c'è l'attacco però di Mocanu che recupera il pallone, Mocanu prova in transizione ma viene fermato dall'intervento di Grammatica, parla per Brancato che è sempre un pericolo in questa partita, rimessa laterale a favore della Sicilia. Caltagirone la rimessa, va da Brancato che tiene il colpo, l'arbitro dice di rialzarsi, nessun fallo ravvisato, il contropiede della formazione veneta, però c'è l'intervento di Miceli che elimina ogni dubbio, rimessa laterale per il Veneto. Passaggio direttamente per Mocanu che finta ancora una volta il tiro di Amici. Favero in mezzo cerca di trovare una posizione difficile da difendere per la Sicilia, si va da Favero che prova il tiro, la palla rimane lì, Mocanu non trova lo spazio per il tiro, Grisciai dietro da Favero, di Amici ancora Favero, c'è spazio, il passaggio per Cagnin, si divora il gol del 4-3, il numero 5 del Veneto che si è ritrovato senza l'opposizione di nessun giocatore della Sicilia a tirare un pallone che forse non era così semplice da gestire. Pallone del numero 11, intanto è rimessa laterale per la Sicilia, 4-2, 4-33 alla fine della partita. Miceli va da Carlo Brancato, torna Miceli, Caltagirone supera sulla banda sinistra, il proprio avversario prova il tunnel, si mette davanti il numero 4 Mocanu ma senza commettere fallo, allora c'è la ripartenza con Cagnin, rimessa a favore del Veneto, c'è un cambio intanto, fuori Caltagirone, dentro Andrea Alessi per la Sicilia, rimessa battuta, anzi cambio battuta, fischiato da parte dell'arbitro, il pallone non era perfettamente sulla linea, allora si riparte con il possesso per la Sicilia. Brancato controlla questo pallone, il sombrero di Brancato, tunnel, ancora Brancato cerca una soluzione, non trova lo spazio per il tiro, allora decide di ragionare, si va da Alessi, Miceli, Brancato, lo scarico per Grammatica, con calma adesso la formazione siciliana, non ha assolutamente fretta, trova il passaggio per Alessi, grande, grande parata ancora di Menon. Cagnin per Rando, Favero, De Amici, Favero, lo scarico dentro, intercettazione da parte di Grammatica che prova il gol di giornata direttamente dalla sua metà campo ma non ha un buon esito, 3-13 alla fine della partita. De Amici, Grisciai sulla banda sinistra, si accentra, il passaggio per Favero, ancora De Amici, Favero, Cagnin prova il cross in mezzo, fa Brancato, intanto prova anche lui la soluzione della prima metà campo, sono fatti ingolosire dal portiere in movimento i due giocatori della Sicilia, Miceli spazza via ancora una volta, non vuole correre nessun rischio la Sicilia in questa fase della partita, 2.44 alla fine della partita, De Amici, Favero cerca il passaggio in mezzo, prova ad andare da Agudelo che intanto è rientrato, spazza ancora senza fronzoli la difesa della Sicilia, De Amici, Rando, De Amici, Favero, De Amici, Grisciai, ancora De Amici, Favero prova a centrarsi lui, va da Rando che prova il tiro, grandissimo intervento di Zamora, calcio d'angolo già battuto però dal Veneto, adesso non c'è un attimo per respirare, Favero va da Rando ancora in mezzo all'area, tentativo fallito
per l'intervento della difesa della Sicilia. Ancora Nando riesce a trovare il posizionamento, c'è il tiro poi di Grammatica che finisce sul fondo, sarà ancora una volta rimessa dal fondo per il Veneto. 1.57 alla fine della partita, 4-2 per la Sicilia. Favero, De Amici, Nando, ancora Favero, De Amici, Nando, prova il tiro, Miceli interviene e recupera, De Amici non riesce a evitare la rimessa dal fondo, si ripartirà nuovamente dalle mani del numero 9, Favero, il passaggio per Grisciai, trovato lo spazio in mezzo all'area, Agudelo trova ancora lo spazio per Grisciai, il passaggio per Rando, Grisciai, non tirano i giocatori del Veneto, De Amici, Favero, prova il tiro lui, Zamora ancora una volta, sicuro, prova poi il tiro Zamora, direttamente dalla porta, Zamora, il Matteo Luciano Zamora, il numero 1 della Sicilia, chiude probabilmente questa partita, 5-2 per la Sicilia, grandissimo, grandissimo tiro di Zamora, 1 minuto e 15 alla fine di questa partita, esulta tutto il pubblico che arriva direttamente dalla Sicilia, vantaggio di 3 gol per la Sicilia. Si riparte, Agudelo, Favero, Grisciai, Rando, recupera Brancato, prova il tiro Brancato, ma c'è Menon in porta, Brancato pensava ci fosse ancora il portiere in movimento, ma è rientrato Mattia Menon, il sorriso del mister Daniele Sciortino, ancora solida la difesa della Sicilia, 53 secondi alla fine della partita, 5-2 per la formazione siciliana sul Veneto. E allora probabilmente possiamo dire che la Sicilia si è qualificata per le semifinali del torneo delle regioni che si stanno disputando in Calabria. Intanto Rando trova il gol, il numero 8, grande gol di Rando, 39 secondi alla fine della partita, 5-3 per la Sicilia. Gol di Rando che arriva in un momento in cui la partita sembrava già ai titoli di coda, riapre la partita forse questo gol di Rando, ma ci prova Alessi, il tiro ancora Menon, una garanzia per questa formazione. Tanto c'è il rilancio lungo, poi mancano solo 24 secondi alla fine della partita, 5-3 per la Sicilia. Zamora lancio lungo per Brancato, deviazione di Rando, sarà ancora palla per la Sicilia. Cartellino giallo da parte dell'arbitro per Grisciai che ha lanciato il pallone sul giocatore della formazione siciliana. Ancora qualche protesta di Grisciai. Grammatica, la rimessa laterale, 21 secondi, 5-3. Lo scambio di Grammatica, Grisciai. Brancato non riesce a trattenere questo pallone, Agudelo va fino in fondo, prova lo scarico per Favero, Favero prova il tiro, Zamora ancora in opposizione, ancora Zamora prova il tiro, Agudelo, ma non trova la porta, 4 secondi, 5-3 per la Sicilia. Zamora rimessa dal fondo, pronto a esultare il pubblico, 2 secondi, 1 secondo, finisce qui questo quarto di finale del torneo delle regioni categoria Under 19 tra Sicilia e Veneto, l'esultanza dei giocatori siciliani che si guadagnano la semifinale sognando di vincere probabilmente questo torneo. Allora si conclude qui il cammino del Veneto, noi vi ringraziamo per averci seguito, un saluto e una buona serata.